proiezione del film Belli di papà. In proiezione nelle sale di tutta Italia, Belli di papà, film diretto dal regista Guido Chiesa, è girato a Taranto, Manduria, San Marzano di San Giuseppe e a Vetrana. Nel cast Diego Abatantuono nei panni di Vincenzo e Matilde Gioli, Andrea Pisani, Francesco Di Raimondo che interpretano i suoi figli. Tra gli altri attori Antonio Catania e Francesco Facchinetti. Nel Teatro Orfeo di Taranto la prima proiezione della pellicola che affronta un tema come il rapporto genitori-figli in chiave comica, pur avendo una sua morale. Vincenzo Diego Abatantuono, imprenditore di successo, trapiantato al nord, rimasto vedovo, deve badare ai suoi tre figli ventenni. I ragazzi vivono una vita piena di agi, senza alcuna responsabilità. Così Vincenzo, architetto una messa in scena, fa credere ai figli che l'azienda di famiglia stia fallendo per bancarotta e li costringe a fuggire con lui in Puglia, nella vecchia casa di famiglia. Nel cast molti artisti tarantini, come gli youtubers Nirchiop e l'attrice Anna Cofano. Li abbiamo ascoltati alla prima del film. È stato emozionante perché forse è la prima volta che si piglia da youtuber e si mette all'interno di un film senza snaturare i personaggi i protagonisti. Noi abbiamo avuto la bellezza e l'onore di lavorare con Abatantuono, soprattutto con Guido Chiesa, che stimavamo un sacco anche prima del film. La cosa bella è che abbiamo avuto la possibilità di scrivere noi le nostre parti, quindi se non vi piacciono è tutta colpa nostra, non è vero, sono belle. E quindi la cosa bella è che ci è stata data carta bianca e ci è creduto in noi, che non è una cosa da tutti. Abbiamo fatto un provino, ovviamente tutto virtuale, su Skype e tutto, perché non ci siamo riusciti a incontrare. Abbiamo fatto un provino e ci hanno assegnato queste cinque parti, siamo piaciuti, diciamo, spero. È stata un'esperienza nuova perché recitare con gli amici è diverso da recitare poi per il grande schermo con gente che non conosci, e ovviamente questo è quello che vogliamo fare noi nella vita, quindi è stato un po' un training, diciamo, una prova, però ci siamo divertiti tantissimo ed è stata un'emozione immensa. Ho vissuto davvero un sogno e continuo a viverlo, non mi sembra vero, non mi sembra vero. Poi parliamo come se avessimo girato l'intero film, ma non è così. Comunque noi abbiamo girato, noi attori pugliesi, dei ruoli minori, ma comunque cioè, è già questo un onore immenso, immenso, no? Felicissima, felicissima.